Jason di Moretti. Ah, e poi la Jason. Sì, ma tu via, che ci vogliamo un po' male. Giù. Io c'ho un applauso, però c'ho un applauso, voglio che sta combattendo. Sindaco, allora riguardo alle dimissioni di Ferraro cosa ci può dire? Le dimissioni sono state fatte e quindi lui ha detto che in questo momento, proprio perché dimissionare non può fare nessun altro successivo. Ora noi stiamo vedendo se la proroga che lui ha fatto per 30 giorni è valida o meno, perché se lui è dimissionario prima, quindi da dimissionare questa proroga non serve a niente, quindi anche se ammesso pure che è valida, lui un'ulteriore proroga non la può fare perché la legge non lo consente, dopo una prima proroga va chiuso, quindi se non ci sono i presupposti va chiuso e purtroppo l'immondizia ci sta ancora, non è per il 99% è stata rimossa, però anche se ce ne sta un poco vuol dire che comunque non è stata rimossa del tutto e quindi un ulteriore proroga non può essere data, quindi non può essere data per legge e anche se l'ha data non è nulla perché lui è dimissionario. C'è la possibilità che può intervenire il suo superiore, cioè Palmieri? Questo non lo sappiamo, naturalmente nel momento lui è delegato dal direttore generale dell'ufficio ambiente e l'ufficio ambiente è diretto da Palmieri, quindi o interviene lui oppure delega qualcun altro, dà l'incarico a qualche altro dirigente con il compito di dirigere questo ufficio. La situazione per adesso naturalmente voi direte a che punto è, io posso dire che stay in by, nel senso che è un attimo fermo perché l'ufficio stesso sta valutando, perché anche la proroga che hanno fatto anche sulla scorta di presupposti sbagliati, perché loro non hanno tenuto neanche conto della revocazione fatta, quella successiva fatta dal Consiglio di Stato, quindi l'avevano detto in attesa di, senza sapere che quella revocazione è stata annullata anche quella dal Consiglio di Stato, quindi non c'è nessun presupposto, si vuole tenere in piedi una situazione che non può essere tenuta in piedi, non c'è né presupposto giuridico, né ambientale, né amministrativo, di nessun tipo, devono chiudere e quindi noi ci fermeremo tutti quanti insieme, io ringrazio ancora una volta i cittadini di Gricignano che ci sono vicini in questa faccenda, perché non ci dovete lasciare solo assolutamente, noi abbiamo bisogno di voi per chiudere definitivamente questa vicenda, ci fermeremo quando sarà posta la parola fine definitiva con un documento sottoscritto. Va bene? Stanno qua, non vengono tutti ma ci stanno almeno tre assessori, sta il vice sindaco, ci sta Carmine Della Gatta, ci stanno tre o quattro persone, lui sei sette, mi sembra. Ok, sta di là. E che fa che ci sta? In questo caso Oliviero ha comunicato che trasmettere gli atti giudiziari agli organi competenti. Beh, ma lui già l'ha fatto e quindi ma d'altra parte la procura sta seguendo la vicenda passo passo, speriamo che ci dia una mano per definire anche dal punto di vista penale una volta per tutte questa questione. Viva! Viva!